Ciao a tutte, questa è la prima entry che faccio per il concorso di Laila Graffiti Top Coat. Oggi è il 16 settembre 2010, io sono Michelinia. Questa qui è l'art che ho realizzato e ho pensato di non andare per una cosa troppo pesante, quindi il dettaglio l'ho messo soltanto su un dito, proprio perché comunque io ci esco, quindi non volevo una cosa troppo appariscente, però una cosa comunque delicata, visto che comunque prende tutta quanta l'unghia questo fiore. Se l'avessi fatto già su anche quest'altra mano mi sarebbe sembrato troppo pesante e quindi ho preferito lasciarlo così in modo da rendere il fiore ancora più particolare in quanto è soltanto su un'unghia. E niente, spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Un bacio, ciao! Allora, dopo aver dato una passata di base trasparente, a questo punto vado a dare una prima passata del 188 di Laila, che è un rosa glitterato, cioè praticamente è quasi un trasparente glitterato con glitterini rosa che però hanno riflessi lilla-violetti, molto molto carino. E lo stendo su tutte le unghie. A questo punto prendo il 259 di Kiko, che è un rosa scuro quasi fucsia, tendente al fucsia, che però anche questo qui ha dei riflessi violetti che riprendono molto i riflessi di quest'altro qui. Come riflesso stiamo lì. E con questo qui di Kiko vado a fare la lunetta della French, quindi. Ma visto che questo smalto di Kiko non è coprente, dovrò dare due passate. Ma non le do consecutive perché dopo andrò ad applicare un'altra passata dello smalto della Laila in modo da intensificare un pochino i riflessi. Comunque io per fare come al solito la lunetta in modo molto molto semplice prendo un po' di colore sulla punta del pennello, lo poggio all'angolo dell'unghia, al lato dell'unghia e ruoto. Ruoto semplicemente il dito. Prendo un altro po' e faccio lo stesso dall'altra parte. Ed in questo modo si viene a creare la lunetta. E continuo così su tutte le unghie. Ok, dopo aver aspettato un paio di minuti che cominciasse ad asciugare lo smalto, riprendo il mio 188 di Laila e vado a dare un'altra passata su tutta l'unghia. Ed continuo così su tutte le unghie. Dopo aver aspettato anche stavolta almeno un paio di minuti, riprendo il 259 di Kiko e intensifico la lunetta. Quindi semplicemente vado a ripassarla. E continuo così su tutte le unghie. Allora, a questo punto prendo uno smaltino per nail art, quindi con il pennellino fine, e l'ho preso viola con riflessi sempre lilla, ovvero con gli stessi riflessi degli smalti che ho utilizzato prima. E mi vado a creare un fiore, soltanto qui sull'anulare, fiore anche abbastanza grande, in cui il centro sarà qui più o meno un pochino al lato. Quindi ci sarà una foglia molto grande qui sopra e qui al lato e poi le foglioline più piccole intorno. Grazie.
colorare i petali del fiore ho deciso di prendere questo lilla di Laila, che è l'F17. Ne metto un po' sul foglio. Poi prendo questo colore molto particolare, che è di Cinecittà, questo qui è il numero 64, e li mischio. Di modo che viene sempre un bel rosa, però non è forte, non è così tanto lilla come prima. Ok, qui prima avevo sbagliato a fare i petali, quindi ci ripasso sopra con lo smalto in modo da coprire gli errorini. Ecco qui. Prendo quindi l'F17 di Laila, me ne metto un pochino sul foglio, mi basta poco. E vado a fare qualche righina all'interno del fiore. Giusto per dargli un po' di sfumature. Olè. In questo modo. Prendo quindi il viola e vado a ripassarmi i contorni del fiore. Ok, a questo punto metto uno strass argentato al centro del fiore, quindi goccina di smalto trasparente al centro del fiore che utilizzerò come colla. Prendo uno strass anche abbastanza grande, piazzo al centro. Premo un po' ed ecco qui il fiorellino. Riprendo quindi lo smaltino viola per nail art e vado a fare delle lineette ai lati della French in questo modo, come questa, quindi che partano dal lato e si fermino verso metà, così. Sempre con il viola ne metto pochissimo sul foglio. Riprendo il mio dotter. Vado a farmi dei puntini qui, giusto per rifinire, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Molto bene, a questo punto non resta che applicare il nostro top coat. Come sempre ne applico una bella goccia, in modo da coprire bene il brillantino. E continuo così su tutte le unghie. Spero vi sia piaciuto e vi lascio le foto. Un bacio. Ciao!